questo qui che è quello più grosso, ragazzi, è quello che alimenta la scheda madre proprio. E la facciamo passare nel primo buco in alto. Allora, io ho il fiatone, ragazzi, è la prima volta che lo monto in live un computer ed è bellissimo, mi sto divertendo un sacco. Spero che vi stia piacendo, ragazzi. Ora, ragazzi, perché ho detto che non c'è problemi per quanto riguarda la ventola frontale? Perché questo alimentatore ha anche i vecchi connettori di alimentazione, che sono questi qua, 4 pin, grossissimi. Quelli nuovi sono questi. Questi qui sono l'alimentazione. Quindi noi, se vogliamo fare una cosa ben fatta, quindi prendiamo e ve lo faccio vedere da qua così. Ok, possiamo prendere questo cavo qui, che ha, come vedete, ha i pin quelli piccoli per attaccarlo direttamente alla scheda madre. Noi prendiamo, hanno un senso di inserimento. Così. L'abbiamo collegato lo stesso alla corrente, non direttamente alla scheda madre, e non si possono fare regolazioni di velocità, però almeno abbiamo una ventola che gira e non sta ferma. Quindi qui dobbiamo prendere le nostre tenaglie e andare a sbrogliare i fili, perché il cable management lo farò da capo. Lo farò da capo, questo lo faccio passare dietro e lo faccio passare di qua e anche questo lo faccio passare dietro. Allora, il bello di questo case è che qua c'è un piccolo spazio tra l'alimentatore e lo slot degli hard disk, quindi noi quello che non ci serve lo prendiamo e lo sbanfiamo qua così. Ok, ce ne servono solo due, che sono uno per la ventola che purtroppo dobbiamo avere e uno per la memoria. Quindi noi prendiamo, facciamo passare di qua e lo andiamo a inserire. Così abbiamo meno cavi che sballonzolano e abbiamo più ordine. Ok, quindi abbiamo questi due che ci servono, quindi andiamo a collegare la prima cosa l'hard disk e lo facciamo così, perfetto. Poi prendiamo i cavi SATA, ok. Come vedete, ragazzi, ce li ho a 90 gradi, quindi lo andiamo a usare subito. Lo prendiamo e lo mettiamo qua così. Poi io direi che per il SATA gli posso far fare questo giro qua così. Ok, sì. E così. Ottimo. Ottimo. E la memoria l'abbiamo collegata. Ora facciamo così, che sennò facciamo un casino assurdo. Ok, ora andiamo qua, ragazzi, vi faccio vedere che vado a mettere il connettore all'alimentazione. Non potete sbagliare perché qua c'è una linguetta dove si aggancia e qua c'è un dentino nel mezzo. Non potete neanche sbagliare il tipo di connettore perché c'è solo questo così grande, che è quello che alimenta la scheda madre tutta. Quindi con molta calma e gentilezza gli diciamo di mettersi al suo posto. Ok, e l'abbiamo messo. Vi faccio vedere man mano. Quindi, allora, visto che questo è molto generoso come cavo, io lo stacco un attimo. Lo faccio passare sotto a tutti. Ok. E lo vado a mettere in dentro, così non ci rompe le balle. E ne abbiamo un altro in meno da dover andare a fissare con le fascette. E facendo così non rompe i coglioni.
Tac. E ok. Fatto. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Allora, sembra un PC da zero. Dipende dai componenti, Andre. Dipende dai componenti, dipende dalla qualità dei componenti e dipende dal case. Questo è già abbastanza generoso con gli spazi e con i fori, eccetera, eccetera. Quindi si può fare abbastanza veloci. Io ci metto qualche oretta, ma perché me la prendo con calma? Me la prendo con calma, poi magari in live ci metto ancora di più. Perché tra che devo spiegare, tra che devo stare attento alla live, tra che devo vedere un po' come vanno le cose, e devo per forza di cose metterci un po' di più. Però più o meno quelli bravi, magari in un'oretta o due, te lo sanno montare. Oh, questo case mi sta stupendo, veramente tanto. Oh, ragazzi, consigliato. Case veramente consigliato, tantissimo. Cioè, sono esterrefatto dalla capienza di questo case. Sono veramente esterrefatto, ragazzi. Guardate qui. Cioè, i cavi già sono, non sono ancora fissati, ma il cable management sta venendo veramente bene. Almeno io ce l'ho in testa, poi lo vediamo se è venuto veramente bene. Ok, ora, se si può dire, viene la parte più difficile. Se si può dire, questo cavo qui lo metto da parte perché non ci serve. Ok, mettiamo i cavi qua davanti. Allora, perché ho detto arriva la parte difficile? Perché questi cavi sono i cavi che devono essere collegati per quanto riguarda l'accensione, il reset e tutta la plancia frontale, ok? Indi per cui bisogna stare molto attenti perché si sbaglia, non si fotte niente, però... Allora serviva il SATA? No, tutto a posto, era 90 gradi, ce l'abbiamo fatta, ci stava perfettamente alla sua sede. Abbiamo anche questo da mettere, che bene o male, ora che guardo, è abbastanza comodo. Perché noi... Questo è il wifi, ragazzi. Questo qui, questo cavo qua che vedete, questi due cavi sono la scheda wifi che dobbiamo inserire qui. E io direi... Allora... E perché è importante un bel cable management? Non è solo estetica, ragazzi. Magari voi lo sapete già e siete già abbastanza bravi a farvelo da soli. Però se vi fate un computer da zero, o comunque sia anche se vi fate ho comprato un computer stock, sarebbe quasi opportuno andare a verificare i cavi. Purtroppo, per quanto riguarda i PC stock, se si apre la paratia va a declinare la garanzia. Quindi non ve lo consiglio di fare, almeno aspettate i 2 anni di garanzia, poi potete fare un po' quello che volete sul computer, senza problemi. Però se lo fate prima, la garanzia, se avete dei problemi che non riguardano quello che avete fatto, ve la prendete in quel posto. Quindi state molto attenti su quello. Ora, ragazzi, prendo la mia webcam e vi faccio vedere. Allora, questo... Allora, questa sede qui è dove vanno accensione, reset, jack audio e microfono, ok? E sono questi pin qua. In quelli originali, cioè in quelli stock, sono insieme, cioè è un connettore unico che attaccate e siete a posto. Qui sono separati, quindi dovete stare attenti. Di solito nelle schede madri ci sono delle scritte qui sotto e vi dice la posizione di ogni connettore dove vanno. Ora, per farvi capire meglio, faccio così, vi faccio vedere io perché, vi dice dove vanno messi.